Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Oggi, anche oggi, sono in modalità natale, quindi andremo a preparare una ricetta classica, classica ma classica, i cocktail di gamberi, ma non ci si mette prima del cocktail di gamberetti, non ci si mette gamberoni, così si sta meglio e poi qualcheduno qui di molto contento. Faremo questo classico. E cosa ci occorre? Prendiamo dei gamberoni, le code di gamberone grosso, quegli gamberoni argentini. Poi ne prendo alcuni interi, se ne lascia, si apre nel mezzo per togliere l'intestino e si lasciano qui. Poi per la salsa cocktail invece ci occorre della senape, del cognac, del ketchup, salsa Worcestershire, non sono inglese, poi della maionese, la potete fare anche voi oppure se non vi va di farla la potete comprare, e poi per decorare mi occorre dell'insalata lattuga. Allora, intanto ho messo dell'acqua con del vino bianco a bollire, a prendere sapore, perché andremo a cuocere i gamberoni lì dentro. Io preparo la salsa e ho messo circa 250 grammi di maionese. Un centinaio, 100 grammi di salsa ketchup, e si va ad amalgamare. Poi un pochino di senape, giusto pochina così, amalgamate bene, e intanto io vado a cuocere i gamberi, che faranno veloce, così poi si raffreddano. Uno, anche questi interi mettiamo così, metto questo, allora abbiamo detto la maionese, il ketchup e un po' di senape.
già la sarebbe buona a questa maniera, però andiamo a metterci la salsa. Worcestershire, sono brava. Una spruzzata, ecco qua, e andiamo ad amalgamare anche questa. Assaggiamo, sempre. Un altro pochino. Il cognac lo vado a mettere poi alla fine. Io ci metto anche un po' di pepe, bambini. Mi ci garba. Guardiamo i gamberoni, ci sono. Buone. Prendo questa e prendo un'altra ciotolina che avevo nascosto e vado a scolarli. Spengo. Fanno velocissimi, questi. Cuoci. Così nel frattempo raffreddano anche. Va bene. Ecco qua. Opla. Ecco. Fatto. Si mettono qui e raffreddano. Aspetta, prendo un piatto. Ci mettiamo questi che serviranno per la decorazione. E questi qui, via. Ecco qui, intanto prendo le foglie dell'insalata, le asciugano bene. E poi con questa qui, intanto queste le lascio asciugare bene qui. Poi la salsa è solo da aggiungerci il cognac e io prendo il piatto dove andremo a servire e cosa faccio? Una julienne di insalatina. Guardate, ora bellina si fa una bella. Così. Io il cocktail di gamberi lo definirei un grande classico, perché
è da tanto che c'è, è tipico degli anni 80, però lo fanno sempre. Allora, si mette così e vado a sistemare nel piatto, sul fondo del piatto, così. Questo si leva. Oppla. Così, guardate. E siamo pronti, eh? Pronti, pronti, pronti. Eccoci qua. Cosa si fa? Si prendono i gamberi, che nel frattempo si saranno raffreddati, e si tagliano un po', anche questi si ridimensionano, via, un po'. Ecco qua. Questa non mi dite che è difficile, perché con le dosi così la sanno fare tutti. È facilissima, però ora vi faccio vedere, presentata in un determinato modo, presentata per benini, anche bellina da portare in tavola. Poi la salsa, se ne fate un po' di più di salsa rosa, la potete fare anche di salsa cocktail, la potete fare anche per dell'aperitivo, per con delle altre salsine, è sempre buona. Prendo la salsa cocktail, c'è da metterci il cognac. Questo lo mettete, se avete dei bambini che sono golosi, non importa che ce lo mettiate. Nella ricetta originale c'è, però è buona anche senza. Io vado a mettercene una cucchiaiata. Gli dà quella spinta in più. Amalgamiamo così. Sempre assaggiare. Direi perfetta. Andiamo a mettere i nostri gamberi. Amalgamiamo bene bene, guardate qua che bontà, e cosa si fa ora? Si prende le foglie di insalata e andiamo a metterci dentro. L'adagiamo qui, così, ecco qua, opla. Ecco, un altro, si fa per quattro. Così prendiamo i gamberoni. Due.
così, dritti, tre, così, e noi si è fatto. Più veloce di così, come volete fare? E poi non ditemi che per Natale siete stressate, eh? Eccolo qua. Pronto? E qui, dalla cucina meravigliosa di Valerio Ricevimenti a Quarrata, vi do appuntamento a domani, sempre qui alla solita ora. Un saluto da parte mia e anche da Lilio Pesca, con noi, per voi. Ma prima di tutto, una cosa seria, eh? A tavola! Ciao! Questo programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola.